Alla manifestazione Not in My Name di Roma, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha detto: non possiamo accettare che le fedi vengano strumentalizzate e piegate da strategie disumane che producono odio e cercano di spezzare le reti del vivere insieme e del dialogo. Vogliono piegarci facendoci rinunciare ai valori di solidarietà e al nostro umanismo. Non ci piegheremo. Come a Venezia, dove ci sono stati due falsi allarmi. L'ambasciata degli Stati Uniti avrebbe consigliato ai cittadini americani in visita a Roma di stare lontani dal Colosseo, eppure l'anfiteatro Flavio è una delle zone più controllate e protette. Il terrorismo globale non si debella con i militari, dalla Francia al Mali, quello che spiega il concetto espresso da Prodi. Poi la foto sulle Buongiorno, sono il dottor Giampaolo Bernasconi, parlo da Falloppio, oggi è domenica 22 novembre. Volevo fare alcune considerazioni di politica su alcuni punti per me importanti. Uno sulla interpretazione di rifugiato politico. Io ho già detto che per gli eritrei siriani occorreva l'accoglimento perché erano dei rifugiati politici. Occorre però anche pensare che l'interpretazione del termine rifugiato politico rispetto al termine rifugiato economico può essere un'interpretazione estensiva o restrittiva. Infatti mi ricordavo che quando studiavo in Cattolica nel 1994 l'interpretazione di rifugiato politico era restrittiva, nel senso che il rifugiato politico era solo quello che ad esempio aveva fatto degli iscritti o era un blogger o era un pensatore nel suo paese ed era perseguitato per quello e quindi era considerato un rifugiato politico. Non era invece un'interpretazione estensiva come per il caso del rifugiato politico di massa, come per il caso odierno degli eritrei o dei siriani, dato che adesso c'è la guerra in Siria. Quindi bisogna stare attenti anche come si interpretano i termini e bisogna capire che l'interpretazione attuale del rifugiato politico è un'interpretazione estensiva che ci riporta ad un rifugiato politico di massa. Io sull'immigrazione comunque continuo a pensarla come ha magistralmente scritto in questo libro Paul Craig Roberts. Questo è un libro in inglese, se non sapete l'inglese imparate l'inglese perché il libro non è stato tradotto in Italia. A proposito poi di libri, volevo parlare del libro di Alain Minc, politologo francese, I 10 giorni che sconvolgeranno il mondo. Questo libro in Italia nelle librerie non è trovabile, in biblioteca Como manca, cioè almeno un mese fa mancava, era assente. Nelle librerie Como il libro di Alain Minc, I 10 giorni che sconvolgeranno il mondo, non era presente e l'unico modo per poterlo comprare è su internet, ma questo implica un controllo elettronico di quello che fate, nel senso che se andate in libreria a comprare un libro nessuno vi controlla, al massimo lo sa il dettagliante, il libraio, ma se lo comprate su internet risulta la carta di credito, risulta la transazione su internet, la polizia postale vi controlla, quindi la polizia postale sa chi ha comprato il libro di Alain Minc, 10 giorni che sconvolgeranno il mondo, e in questo libro ci sono cose importanti come il problema del terrorismo nucleare, cioè della bomba atomica lanciata dai terroristi, oppure il problema delle donne nere che hanno avuto che con le quote rosa hanno avuto dei vantaggi esorbitanti negli ultimi anni. E questo problema delle donne nere che hanno avuto vantaggi esorbitanti negli ultimi anni con le quote rosa o del terrorismo nucleare in Italia non si vuole che si sappia, cioè i comunisti non vogliono che si sappia. Quindi i comunisti hanno fatto sparire il libro di Alain Minc, 10 giorni che sconvolgeranno il mondo, rendendo l'acquisto del libro controllabile elettronicamente, quindi controllabile dalla polizia postale. Quindi hanno impedito di fatto la circolazione del libro di Alain Minc, 10 giorni che sconvolgeranno il mondo. Poi volevo ancora parlare del problema di Gabriele Sandri.
Gabbo a Gabriele Sandri, è il tifoso della Lazio, che è stato ucciso da un colpo, cioè ufficialmente da un colpo di pistola, mi sembra nel 2007 a Roma. Su questo aspetto volevo dire una cosa. Io non sono un dietrologo, non sono un complottista, però penso che Gabriele Sandri non sia stato ucciso da un colpo di pistola, ma sia stato ucciso nel novembre del 2007. Gabriele Sandri è stato ucciso ufficialmente da un colpo di pistola. Io non sono un complottista, ma penso che Gabriele Sandri sia stato ucciso non tanto da un colpo di pistola, ma da un cecchino, cioè da un fuciliere. E questo lo dico perché Gabriele Sandri è stato ucciso dall'altra parte dell'autostrada, cioè a una distanza di circa 20 metri. E a quella distanza è difficile uccidere una persona, prenderlo con un colpo di pistola. Ed è molto più probabile che Gabriele Sandri, cioè detto Gabo, il tifoso della Lazio, sia stato ucciso da un fucigliere, cioè da un cecchino. Ma perché hanno usato un cecchino, un fucigliere? Perché vogliono essere sicuri di sparargli nel collo. Dopo fanno il processo, poi il processo... La famiglia può essere una famiglia che non ha i mezzi economici per fare la perizia balistica, per andare, quindi ha già avuto una perdita, un lutto in famiglia, già distrutto, non vuole andare avanti con la causa. Non tutti i cittadini italiani sono ricchi come Carlo De Benedetti, il numero uno comunista italiano, oppure come la famiglia Berlusconi che è gente ricca, cioè Carlo De Benedetti della CIR e Silvio Berlusconi, i medici sono persone ricche che possono avere il potere, la pazienza e il tempo di affrontare una causa penale, e non certo la famiglia di Gabriele Sandri, che aveva già avuto un lutto in famiglia e che non aveva magari soldi e il potere per portare avanti una causa per dimostrare che è stato usato un fuciliere, ossia un cecchino, per uccidere Gabriele Sandri. Poi volevo dire una cosa sulla libertà di culto. Io ho detto come ha sostenuto Daniel Pipes, amico della Fallaci, che gli islamici moderati vanno rispettati e che va rispettata la libertà di culto. Ora però bisogna dire che noi abbiamo una Costituzione quella italiana, che è una Costituzione veramente vecchia, cioè scritta 70 anni fa. E questa Costituzione, cioè 70 anni fa, scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa Costituzione, ad esempio, articolo 19, dice che tutti possono avere la libertà di culto purché non si tratti di riti contro il buon costume. È chiaro che questo articolo 19 della Costituzione italiana al giorno d'oggi non ha alcuna attualità, cioè serve o non serve a niente. E quindi, pur essendo d'accordo con Daniel Pipes, amico della Fallaci, essendo d'accordo essendo d'accordo in generale, estimando i neoconservatori USA, e Daniel Pipes è un neoconservatore americano, penso che bisogna rispettare gli islamici moderati, ma bisogna combattere violentemente gli islamici non moderati, ossia l'ISIS. E come si diceva in questo articolo sul Wall Street Journal di Naftali Bennett, l'unica cosa che capisce lo Stato islamico è la forza. E inoltre volevo dire che riguardo alle costituzioni del Sud Europa e la Costituzione italiana, che queste costituzioni sono fondamentalmente costituzioni comuniste, come anche ben argomentato in questo report di JP Morgan del 28 maggio 2013. In questo report di JP Morgan del 28 maggio 2013 si sostiene come le costituzioni del Sud Europa siano costituzioni comuniste. Personalmente io sono d'accordo con questo report, e considero anche che la Costituzione italiana sia una Costituzione vecchia, comunista, e che sia una Costituzione fondamentalmente da cambiare, e che tutto in Italia dal punto di vista della Costituzione è bloccato ormai da almeno 30 anni, come hanno detto parecchi commentatori italiani che l'hanno criticato.
Il problema quindi non è tanto l'islamico moderato, ma è l'islamico estremista, l'ISIS, e una situazione politica bloccata da parecchi anni, una costituzione fondamentalmente comunista come quella italiana, come quella del Sud Europa, come spiegato bene in questo report di JP Morgan. Grazie, arrivederci.